Hello. Welcome on board the International Space Station. I'm Greg Shamatoff, and these are my crewmates, Katie Coleman and Mike Fink. We're working with my favorite experiment on the space station, the Sphere satellite. We want you to help us design the robots of the future. But the future is in your hands. It's a special occasion for us to now kick off the Zero Robotics competition from space. Zero Robotics is not just a game, it's a challenge to learn new things, to form teams, to find creative engineering solutions. We hope it'll encourage you to follow your dreams. Welcome to Zero Robotics. Let the tournament begin! Let the tournament begin. Che la sfida abbia inizio. Il torneo è quello di Zero Robotics, promosso dal Massachusetts Institute of Technology, il tempio della robotica. A sfidarsi i migliori cervelli delle scuole di tutto il mondo. L'obiettivo è programmare gli Spheres, microsatelliti utilizzati dalla NASA all'interno della Stazione Spaziale Internazionale per operazioni di pulizia dello spazio, come ad esempio il recupero di satelliti in avaria o la raccolta di oggetti. Alla fase finale, svoltasi a Boston, si sono qualificati 200 team da tutto il pianeta. Australiani, tedeschi, americani, giapponesi, ma anche 5 ragazzi di una scuola napoletana, l'Augusto Righi di Fuorigrotta, si sono fatti onore conquistando il terzo posto con menzione speciale per l'efficacia dell'algoritmo presentato e la rapidità nell'esecuzione della manovra d'ostacoli. Alessia Caparro, Emilia Napolano, Mauro Dalò, Davide Di Pierro e Luigi Picarella hanno ricevuto il giusto riconoscimento dalle mani del sindaco della città metropolitana, Luigi De Magistris, nel corso di una cerimonia che si è svolta nell'aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova. Ma innanzitutto è l'orgoglio di una città intera, della città metropolitana, per i ragazzi del Righi che già avevamo conosciuto, che già avevamo incontrati, che rappresentano con grande orgoglio la comunità scolastica della nostra città, la competenza, la capacità di competere con i compagni di tutto il mondo e dimostrare che in questa città c'è grande propensione alla competenza, alla creatività, all'innovazione, alla tecnologia. Questi successi, tuttavia, non nascono all'improvviso. La città metropolitana ha infatti di recente firmato con l'Università Federico II un protocollo d'intesa con l'obiettivo di promuovere un progetto di innovazione e ricerca finalizzato alla crescita e allo sviluppo della personalità e della creatività proprio dei giovani del Righi. Dovete sapere, ragazzi, che in quest'aula vengono deliberati ogni anno, quando noi programmiamo il bilancio, a breve ci sarà il bilancio di previsione, dovete sapere che il 60% delle risorse della città metropolitana vengono investite appunto nella istruzione dell'edilizia scolastica. Ogni giorno c'è chi fa quello che avete fatto voi, andando ad effettuare una competizione così importante con un risultato così prestigioso, ma c'è anche chi alla stessa vostra età sceglie di fare altro, magari prendere una pistola e fare una stesa. Io so per certo che c'è anche chi non riesce a scegliere perché nessuno mai gli ha fatto capire che si può scegliere. Voi avete avuto un'esperienza che non capita a tutti perché siete stati eccellenti, ma ci sono tanti ragazzi che stanno scegliendo proprio in questa età, 15, 16, 17 anni, 14 anni, 18 anni, scelgono da che parte andare. E i professori hanno un ruolo fondamentale, come i genitori che oggi sono presenti, perché se siete arrivati a questo obiettivo, chiaramente è anche molto grazie non solo alla comunità scolastica, ma anche alle famiglie che vi hanno formato. Questo poi lo si impara nella vita, di ringraziare i professori. Io non lo facevo quando avevo la vostra età, anzi magari mi ribellavo, però nella vita la maturità serve a questo, che non è che rinneghi quello che hai fatto, ma comprendi anche che gli insegnanti mi hanno insegnato una cosa fondamentale, a pensare con la mia testa, rispettare l'opinione altrui, ma non rinunciare mai alla propria, anche se minoritaria, perché credo che questa sia una cosa molto bella che si impara a scuola grazie ai libri e grazie agli insegnanti. Poco si dice, poco si fa nel discorso pubblico per sottolineare l'esercizio di cittadinanza e il lavoro infinito che ogni giorno si realizza all'interno delle scuole. Poco si fa e poco si dice nel discorso pubblico di quello che le scuole fanno di positivo, mentre spesso e volentieri purtroppo quello che non funziona viene ampiamente sottolineato. Poco si fa e poco si dice
quanto è importante la gratuità del sapere su cui i docenti si spendono, perché il percorso della scuola, il percorso dell'istruzione secondaria, inferiore, superiore, ma in genere dell'istruzione, è il momento in cui i ragazzi possono scoprire se stessi e le proprie passioni in modo gratuito. In nessun'altra fase della vita questo accade, in nessun altro momento dell'esistenza. E qui guardo i ragazzi: voi potrete imparare, sapere, conoscere, competere senza avere altro fine che la crescita dei vostri desideri, dei vostri talenti. Lo studio, l'applicazione, la costanza nella mente, ma negli occhi e nel cuore di questi ragazzi la speranza e la voglia di inseguire i propri sogni e costruire per sé e per gli altri un futuro diverso e migliore.